Oggi parliamo dell'efficienza dei mercati. L'argomentazione se i prezzi dei mercati finanziari siano o non siano efficienti è importante per chi si occupa di finanza aziendale, soprattutto se vogliamo andare terra a terra, per capire se ci dobbiamo fidare di quello che vediamo su Yahoo o sul sito di Financial Times o su FreeQuotes di Google. Cioè, io quel beta che vado a utilizzare quando vado a utilizzare il mio modello Capital Asset Pricing è affidabile o non affidabile? Perché voi capite che nella misura in cui i rendimenti non sono affidabili, la deviazione standard non è affidabile, il beta non è affidabile, entriamo in un mondo dove non è possibile fare finanza aziendale, perché tutti i calcoli che abbiamo discusso finora diventano inaffidabili. Quindi la domanda se i prezzi di borsa sono efficienti o non efficienti, dove per efficiente significa rispecchiano tutte le informazioni attualmente disponibili ai market player, questa domanda non è superflua o diciamo una discussione che si può rinviare. Cioè, dobbiamo chiederci se quello che vediamo è reale oppure no. Quindi se i prezzi si formano in maniera efficiente rispecchiano la realtà, e soprattutto un prezzo efficiente è un prezzo che riflette tutte le informazioni che concernono pubblicamente quel bene stesso. Allora, quando ci si chiede se i prezzi sono efficienti o non sono efficienti, ovviamente la risposta è una babele di opinioni che variano dal contesto storico al tipo di mercato. E sicuramente possiamo dire che è più facile guadagnare dal lato degli investimenti che dal lato dei mercati finanziari. Cioè, è più facile andare a trovare nella realtà dell'economia un investimento avant positivo piuttosto che andare a comprare un'azione, un derivato, un certificate o un ETF in borsa. Cioè, se io vado a fare un progetto di capital budgeting per l'apertura di una pizzeria al taglio a Ravenna o a Urbino, molto probabilmente è più facile trovare un van interessante che andare a comprare un'azione liquida nell'S&P 500 a New York. Quando noi andiamo a parlare di un investimento, dobbiamo ragionare sempre che lo valutiamo separatamente dal finanziamento, cioè finanziamento e investimento si influenzano, ma sono sostanzialmente due aspetti della stessa medaglia, ma separati. I finanziamenti sono più semplici perché possono essere smontati in maniera facile, come restituendo i soldi. No, uno mi dà dei soldi, li restituisco, fine. Gli investimenti, voi pensate a uno che compra i locali per farci una pizzeria, compra il forno, assume il personale, compra i tavoli, le forchette, le posate, c'è un costo di abbandono, si chiama così, cioè io domani decido di darci un mucchio, il famoso costo del darci un mucchio, che è molto più elevato di un finanziamento. Quando noi come diciamo in un film, ritorniamo al van. Quando noi ritorniamo al van, ci dobbiamo chiedere quali sono i canali attraverso cui il rischio entra nella nostra attività, anche nella pizzeria al taglio che abbiamo aperto a Ravenna. E questo entra attraverso i tassi di sconto. Eh,
Quindi il canale a cui, attraverso cui il rischio entra in qualsiasi attività, anche la più piccola, dal lattaio del vostro paese alla pizzeria al taglio, è il tasso di sconto, perché ovviamente più aumenta il tasso di sconto a cui noi scontiamo i flussi di cassa, più diminuisce il valore attuale di questa attività. Quindi in maniera pomposa possiamo dire, come dicono gli slide, che l'adeguamento al rischio è un sottoprodotto dei prezzi stabiliti dal mercato, perché il tasso di sconto è in ogni caso, l'abbiamo visto, un RF, dove F è il tasso delle obbligazioni, quindi del mercato monetario, e più abbiamo un RM, che anche questo è un input, e abbiamo un beta che è dato al mercato. Quindi diciamo che l'adeguamento al rischio è un sottoprodotto dei prezzi stabiliti dal mercato. A seconda di come variano questi tassi, in base all'andamento dei mercati, anche la più sperduta attività del globo terracqueo subisce delle variazioni attraverso il meccanismo del flusso di cassa. E per come si modifica il rischio, voi lo vedete, questa è fonte da Modaran, il premio dell'equity risk premium negli USA dal 1960 ad oggi. Vedete sostanzialmente come l'appetito per il rischio è variato nel corso degli anni. Ovviamente se noi guardiamo in termini assoluti, dal 3 al 6 forse non vuole dire molto per la pizzeria al taglio, però se lo guardiamo in termini percentuali, dal 3 al 6 significa che il rischio è oscillato del 100%, diciamo che il 6% è il doppio del 3%. Quindi diciamo, attraverso il tasso di sconto, che è un tasso di mercato, quindi fatto dai mercati, il rischio entra nella pizzeria più sperduta del nostro regno. Quindi sostanzialmente i mercati finanziari, anche se voi non operate in borsa, anche se il pizzaiolo della nostra pizzeria del caso di specie non opera in borsa né detiene attività finanziarie, la sua pizzeria è condizionata dai tassi di mercato attraverso il tasso di sconto. Allora, quando si parla di prezzi efficienti, la definizione è: un prezzo efficiente è un prezzo che incorpora immediatamente tutte le informazioni disponibili pubblicamente su quel bene, cioè non esiste ritardo nell'adeguamento della realtà in un prezzo finanziario. Appena esce una notizia, i prezzi si adeguano. Ovviamente non è sempre semplice andare a distinguere perché i prezzi si adeguino. Voi avete visto che, vi faccio un esempio che non avevo valutato in tempo reale, ma si può fare. Se voi andate a vedere, per esempio, c'è stato un drittone a ribasso dei mercati finanziari e tutti sostenevano sulla stampa da diversi giorni che questo sia dovuto al fatto che è arrivata Omicron, la variante del virus. Allora, stamattina ho scritto su questo giornale, che è il giornale, il terzo giornale nazionale italiano, che gli ho detto che i mercati sostanzialmente non sono caduti perché arriva la variante Omicron, no? Quando, se voi vedete sui principali quotidiani italiani, sembra ancora che la borsa sia caduta perché arriva Omicron. Omicron non gliene frega assolutamente niente a nessuno, tanto che Deutsche Bank ha fatto questo sondaggio che dice sostanzialmente il 60% dei market player sostiene che da qua alla fine dell'anno di Omicron non se ne parlerà più. Solo 10% sostiene che Omicron sia pericolosa. Addirittura per popolazioni che sono interamente vaccinate, come quelle dei paesi occidentali, Omicron, voi vedete che herd immunity trait sostanzialmente non è assolutamente disastroso, cioè sostanzialmente è un poco più della Delta, ma siamo lì. Quindi diciamo, non è facile andare a separare il grano dall'olio, separare se effettivamente i prezzi di borsa
rispecchiano le informazioni e quale tipo di informazione. Per esempio, le borse sono crollate perché aumenta l'inflazione, non perché c'è Omicron. Però, diciamo, per il pubblico c'è ancora il terrore di Omicron. Questo che cosa significa? Perché ho fatto tutto questa spiegazione? Perché ci sono in letteratura ancora oggi degli studiosi che sostengono che i prezzi di borsa siano un cammino casuale, cioè una random walk. Ed è bello andare a parlare, diciamo, di chi ha originato questa definizione, no? Random walk. Maurice Kendall nel 1953 andò a fare uno speech alla Royal Statistical Society di Londra, in cui sostenne che la variazione del prezzo delle azioni di giorno in giorno non riflette alcun ciclo regolare. Quindi, diciamo, la variazione dei prezzi delle azioni non ha niente di regolare, è assolutamente casuale, è un cammino casuale, come quello di un ubriaco. Ogni serie dei prezzi sembrava un essere errante, sentite questa bella prosa quasi poetica di questo scienziato, quasi come se la sorte una volta alla settimana, lui utilizzava barre settimanali, quindi prezzi settimanali, scrivesse un numero a caso e lo sommasse al prezzo corrente, determinando così il prezzo della settimana successiva, percorso casuale o random walk. Quindi, che cos'è un random walk? Noi diciamo che abbiamo 100 euro, se viene testa guadagniamo il 3, se viene croce perdiamo il 2,5. Quindi vedete che abbiamo il 50 che venga testa o che venga croce, poi successivamente se viene testa diventa 1,6, se viene croce diventa 100 e via andare. C'è una tendenza positiva che è uguale al ritorno atteso e qui fa ovviamente le probabilità, però le variazioni successive di valore sono indipendenti, cioè nel senso che sostanzialmente noi non la possiamo predire. Infatti, diciamo, di solito si mostrano questi due grafici che sono esattamente uguali, e uno è l'andamento dell'indice Standard & Poor's su un periodo di 5 anni e l'altro è i risultati del lancio di una moneta. Quindi, diciamo, abbiamo lanciato una moneta con un percorso casuale di questo tipo e abbiamo sostanzialmente avuto due grafici che non si distinguono uno dall'altro. Un altro modo per dimostrare il cammino casuale è associare le variazioni di un'azione nel giorno T alle variazioni dell'azione nel giorno T più 1. Voi non avete ancora fatto statistica, ma questo scatter plot si chiama così, sostanzialmente non mostra nessuna relazione funzionale. Se dimostrasse una relazione funzionale, avrebbe una forma fatta in maniera come quella dell'area rossa, cioè tutte le osservazioni si andrebbero a addensare all'interno di un'area ben definita, tale per cui io posso dire che se nel giorno T abbiamo un rendimento del 2% sull'azione Microsoft, allora nel giorno T più 1 avremo un rendimento dell'1%. Ci siamo questo discorso? Ci siamo? La ragazza di Ravenna non c'è. Bene, allora ripeto. Quando in statistica io vado a fare un esperimento, no? Io vado a fare un esperimento e dico... se nel giorno T studio, sgrido uno studente, nel giorno T più 1 quello studente mi prenderà 30 all'esame. Quindi io vado a fare delle osservazioni, cioè vado a sgridare 1000 studenti e vado a vedere se nel giorno T più 1, cioè li sgrido nel giorno T e nel giorno T più 1 questi prendono un bel voto. Allora, se io tutte le volte che li sgrido, questi prendono un voto, mettiamo che questa è l'asse delle Y, è l'asse dei voti, e i voti sono da 0 a 5, se è vero che io li sgrido nel giorno T, e se io li sgrido nel giorno T, li sgrido una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte. Quindi se c'è una tendenza positiva... Cioè, se è vero che gli studenti prendono bei voti, cioè 3, 4, 5, se io li sgrido 3, 4, 5 volte nel giorno T, tu vedrai che sostanzialmente noi avremo una area
che sarà presso poco di questo tipo. Sarà così. Ci siamo? Perché io l'ho sfidato 3 volte, lui mi ha preso 3. Io l'ho sgridato 4 volte, lui ha preso 4 di voto. Io l'ho sgridato 5 volte, lui ha preso 5 di voto. Diciamo, la mia area sarà pressappoco di questo tipo. O no? Se questo fosse vero. Quindi io posso, in questo caso, si dice inferire che esista una relazione funzionale di tipo lineare tra quante volte io lo sgrido nel giorno T e il voto che lui mi prende in T più 1. Ci siamo, perché sono gridato 3 volte, ha preso 3, l'ho sgridato 4 volte, ho preso 4. Se viceversa, diciamo, io non ho un grafico di questo tipo, ma io ho un grafico come quello delle palline nere, significa che io l'ho sgridato 3 volte, ma lui mi ha preso meno 4, ma mi ha anche preso più 4, mi ha preso meno 2, mi ha anche preso più 2. Cioè, quando io ho uno scatter plot come questo, significa che non c'è relazione funzionale tra un evento e l'altro. Ci siamo o no? Hai capito? Cazzo, sono stato bravo, cioè, mi piace quando riesco a avere il rapporto. Così comunque sembrava al cinema, posso accendere la luce? Mi dava un senso di... No? Posso? Posso. Okay. Non vorrei però che poi che il mio amico dicesse che io l'ho molestato perché era il buio come il cinema. Oh, non va, no? Va bene, così, dai. Così siamo quasi una discoteca, con le luci, no? Intanto. Ok, quindi sostanzialmente, in questo caso c'è, per esempio, il plotter scatter dei British Petroleum. Voi vedete che non c'è nessuna relazione funzionale, perché io non ho una relazione in cui i puntini sono all'interno di un'area rossa come quella indicata in questo grafico. La stessa cosa su Fiat, la stessa cosa su Sony, no? Allora, c'è da dire una cosa relativamente a questi grafici che sono presi dal libro del Brilley, che ovviamente noi andiamo a fare che cosa? Andiamo a fare un'operazione molto semplice, no? Se ci fosse una relazione funzionale tra quello che guadagna oggi Microsoft e quello che guadagna domani, noi non saremmo qua, saremmo là a comprare Microsoft a vendere il giorno dopo. Ci siamo? Se fosse così facile? Ok. Uno. Due. Questi 5 casi, come di solito vengono fatti, sono dei casi relativi a titoli liquidi quotati nella più grande borsa del mondo. Quindi se ci sono delle inefficienze, cioè se fosse vero che il rendimento in T è legato funzionalmente al rendimento in T più 1, qualcuno le avrebbe sfruttate. Ci siamo? Magari questo potrebbe essere vero su titoli liquidi, non conosciuti da nessuno. Vi faccio i casi, per esempio, io stamattina ho ricomprato di nuovo Energetica e Novatec sul mercato di borsa italiana. Staremo a vedere se tra un mese queste azioni non hanno fatto il più 100%, saranno i prezzi di oggi. Non lo so, magari ci prendo, magari non ci prendo, però si tratta di 2 strumenti liquidi in cui, se voi li andate a testare, ci sono dei ritardi nell'adeguamento dei prezzi. Quindi questa è la prima osservazione che faccio io, no? Però per Maurice Kendall e per molti che sostengono che i prezzi di borsa siano efficienti e quindi sia impossibile guadagnare, ovviamente vale che questo è un cammino casuale, cioè non esiste nessuna relazione funzionale.